Dal Vangelo secondo Marco. In quel medesimo giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento, e le onde si rovesciavano nella barca tanto che oramai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore. Perché avete paura? Non avete ancora fede? Dopo averci narrato un gruppo di parabole, l'Evangelista Marco ci racconta una serie di 4 miracoli compiuti da Cristo nella zona del lago di Galilea. Anzi, il primo è proprio sul lago stesso, che secondo l'uso del tempo è chiamato mare. È questo un lago posto 200 metri sotto il livello del mare, circondato da monti dai quali scendono improvvisamente venti freddi e impetuosi che causano pericolose tempeste. I pescatori lo sanno e temono queste situazioni. «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» La paura degli apostoli è umanamente giustificata, ma Gesù coglie l'occasione per insegnare loro qualcosa di importante. «Perché avete paura? Non avete ancora fede? Siete con me ormai da tempo, ancora non mi conoscete e non avete fede in me? Ho guarito storpi e paralitici, ho cacciato demoni, vi ho insegnato la fiducia in Dio Padre, sto predicando che il regno di Dio è tra di noi e ancora non credete?» Queste parole di Gesù sono rivolte anche a noi. Sono 2000 anni che il Vangelo è predicato. Proveniamo da famiglie cristiane. Abbiamo frequentato il catechismo e la scuola di religione. Mi fido di Gesù. Credo che Lui può far tacere il vento e anche le tempeste che si agitano dentro di me. Fermiamoci un momento e diciamogli: «Gesù, confido in te. Credo in te. Gesù mio, spero in te».